Forza, forza, tu? Eh, patato, lo so, è una rottura di scatole stare inchiodati al vasino, però... È utile, vedrai, vedrai, è utile. Forza Charlotte, attendiamo tutti te per fare ulteriori passi avanti qua. Oh, uh, ho raggiunto il livello 3 di comunicazione, bravissima patata, basta così, allora con l'orsetto, direi che puoi andare qui. A giocare con la casa delle bambole. Tu invece, tesoro? Uh, un capolavoro. Allora, vediamo un secondo. Dicevo, teniamo d'occhio qua la situazione: stella emergente. Ne manca un pezzettino. Vediamo dopo che vendiamo alla galleria d'arte il capolavoro. Non mi sembra che sia cambiato tanto, però. Un qualcosa, ragazzi, è cambiato, quindi a questo punto direi di fare una prova. Faccio passare d'età la piccolina, così le ho fatti passare d'età a tutti. Lei ora dovrebbe essere un tantino più serena, non volevo farla passare d'età, ragazzi, col malumore. Quindi aiuta a soffiare sulle candeline. Ah, vi ricordo che può passare d'età, ragazzi, perché? perché ha tutte le abilità a livello 3. L'obiettivo è raggiungere almeno, ragazzi, tutte. A livello 3 devono essere le abilità, quindi ci siamo e può passare d'età. Vieni qui, aiuta a soffiare sulle candeline la piccola mia Turner che diventerà una bambina che quindi dovrà pure sbrigarsi perché dovrà fare i compiti, credo. Forse è superata la mezzanotte? No, ragazzi, non dovrà andare a scuola, non lo so. Oh, tu hai fatto anche quello che dovevi, perfetto. Vieni qui, fai un dipinto fiducioso. Fanno anche un altro, fai una giravolta, falla un'altra volta, fai quello che ti pare, basta che ti dai la mossa. Qui ho oh, già spento le candeline, però c'è questa bellissima immagine. Oddio, sembra che tu abbia visto, non lo so, um, qualche entità dai poteri sovrannaturali, però al di là di questo, è una bella immagine. Dai, è carina. Vediamo se riesco a beccare. Eh la torta ragazzi, temo di no. Vediamo un po'. Per l'appunto, temo di no. Vabbè, facciamo questa come... Prendiamo solo una parte delle candeline per non... Ecco. Per far capire che c'era una torta ragazzi. Torta invisibile. Perfetto. Vai, cresci, patata. Cresci e sii felice. Allora dunque... Aggiungere candeline Charlotte. Così mettiamo via anche questa mentre tua figlia appunto cresce. Con tutta calma, tesoro. eh proprio. Guarda, senza fretta, Oh raggiunto le due abilità sociale. Vabbè, tutti che mandano regali, ragazzi. Si sa com'è. Fatemela vedere, vorrei vederla. Ecco, è cresciuta. Oddio, non sta bene, ragazzi. Vabbè, togliamo un secondo il disagio dell'acqua perché è una rottura di biglie. Sì, le mani sporche Perché, santo cielo Sei un, è una toddlerina, vabbè Le mani sporche effettivamente sono fattibili Che faccino Che faccino, ragazzi Oh, una rara foto di un figlio felice Ci siamo impegnati tanto per farla diventare felice, sta figlia Allora, fra quanto vai? Oh, fra due giorni Quindi non devi nemmeno Faticare troppo per... Uh, per fare i compiti, insomma per fare tutto quello che devi fare Fatti una doccia e i compiti falli comunque Quindi fai i compiti Questo lo lasci qui Ormai non ne hai più bisogno Oh santo cielo mi sono persa lei Cosa, cosa succede tesoro? Vabbè, dai puoi giocare un altro pochino Solo un altro po' Charlotte tesoro che soddisfazione, eh? fra quanto partorisci, cara? Fra. non si sa. Il giorno dopo, sicuramente, ragazzi. Cioè, nel senso. Penso in tarda mattinata, perché um, mi sembra. Sei rimasta incinta in tarda mattinata, ragazzi. Usa il vasino, patato. Tu devi fare solo questo ormai, hai capito? Ma lasciarlo, Charlotte, visto che non hai neonati al momento, di cui doverti occupare. Prova a lavorare a maglia, io ragazzi la vedo molto ardua questa cosa. Decorazioni. Voglio... No, scusa, abbiamo detto che facevamo i giochi, hai ragione. Quindi facciamo lavoro a maglia, oggetti, giocattoli per bambini, facciamo l'orso bruno. Vai così tesoro, vai. Qua come va cara? Tutto bene? Siamo quasi al livello 2 dell'abilità, dai, va bene direi, no? Devi solo raggiungere il livello 3 e poi chiuderti con la responsabilità. Chissà ragazzi, ce la farà, non ce la farà? Se accettano scommesse, secondo me non ce la farà? A raggiungere il livello 10, cioè, o meglio, il livello, il livello 10 a scuola sì, ma forse a passare l'età in questo quest episodio... Mm, mm, la vedo drammatica. Tu vai a dormire tesoro mio... Tu vuoi, vabbè, svenire un pochetto, va bene, dai, te lo concediamo di svenire un po', Charlotte è qui che lavora a maglia, ragazzi, sempre tante cose da fare, come potete vedere, una volta che avrai terminato con i compiti, patata, direi che potresti mangiare qualcosa, e visto che il giorno dopo non andrà a scuola, ragazzi, la metto già a lavorare su, insomma, mh, sullo sviluppo della, respons della responsabilità, buonanotte, della socialità... Charlotte, come va qui? Riesci a crearmi qualcosa di leggendario? Oggi abbiamo fatto il miracolo e non se ne parla più fino a da, data da destinarsi. Come funziona? Non si sa. Charlotte? Ti ha preso un colpo? Che succede? Ha deciso... Oh, olé, Ma non hai fatto una mazza. Non è, ragazzi, neanche stavolta leggendario. Purtroppo Proviamo a farne ancora uno Quindi giocattoli per bambini Proviamo a fare orso bianco e nero Forza Charlotte però tesoro mio Impegnati un attimo perché vedo proprio che Eh Non te ne sbatte Ne merito ciurlo Allora vendi a un collezionista Anche tu tesoro Venni a un collezionista E fai un altro dipinto fiducioso Dai poi, se fosse ne farei anche un altro, qualora. Vediamo un po'. Eh sì, sicuramente penso che un altro dipinto, ragazzi, dovrà farlo. Tu, patato. Eh, lo scopo è usare il vasino e raggiungere il livello 3. Sei in alto mare, quindi proprio addio. Eh, lo devo anche far mangiare, ragazzi, effettivamente, lui perché, insomma. Deve mangiare qualcosa, quindi tiriamo fuori del cibo Collochiamo qui la famosa frittella Quando è finito, patato, vieni qui e prenditi una bella porzione, dai Come va, Charlotte? Tu non hai intenzione di regalarmi una gioia oggi, ho capito, te conosco, ho capito come funziona qua Va bene Dai tua figlia ha delle occhiaie, poverina. Sembra un panda, vai a dormire tesoro, non, 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 non andare oltre, basta dai. Non importa, dobbiamo concentrarci su di lei in realtà qua ragazzi, perché è lei che deve raggiungermi il livello 3. Assolutamente deve raggiungermi il livello 3 tesoro, impegnati. Ce l'hai quasi fatta. Oh, perfetto Dai, finisci il dipinto Giusto per soddisfazione personale Vendere al collezionista E poi tanti saluti Tu che stai facendo? Tu non hai capito che devi Ah sì, sei solo svenuto per il sonno Devi mangiare questa, tesoro Prendi la porzione che sta qui Mangia le frittelle Dai che fra tre ore vanno a male, su Mangia Ok, perfetto Tesoro mio, veloce, o non concluderai una cippa lippa? Fra due ore devi anche andare a scuola, debuttante illustre, tutta la mamma, certo Allora, eh, vendi un collezione, sì tesoro, yuhuu, e vai, però Guarda, fai una cosa, ecco, brava, fai così, fai così E prenditi al volo, al volo una porzione di qualcosa, mangia quello che ti pare, prendi gli avanzi, ma... Charlotte, tu qua? Uh, brava, siamo a 2 su 5, Charlotte. Ogni tanto una gioia, Charlotte. Ok. Quindi siamo arrivati a quello bianco e nero, facciamo solo quello bianco adesso. Magari sta sulla scia del... non lo so. Del leggendario, ragazzi, chi può dirlo? Dai, Patato, tu, vattene a dormire, dormi un pochino andrei a scuola fra circa un'ora. Ora, raggiungere il livello 10 a scuola, ragazzi, non dovrebbe essere affatto un problema per lei. Ahimè, la responsabilità, invece, è di ben altro avviso, perché siamo... Oh, fermi, siamo così. Insomma, non credo che in questo episodio riusciremo a mandarla via. Però, ragazzi, abbiamo fatto comunque dei progressi. Devo dire anche con l'aspirazione di Charlotte perché ormai mancano soltanto, soltanto, ci cioè vogliono vent'anni per farne uno, però diciamo soltanto 5, 3, 3 articoli lavorati a maglia leggendari. Chissà se questo ragazzi non sarà il terzo, non, non ci credo molto, ma chissà. Prendi qualcosa da mangiare, ok? Vieni qui a mangiare qualcosa tesoro, va bene. Sì, sì, mangia in compagnia della tua mamma. Ci può stare, ci può stare. Poi la mamma cucinerà qualcosa perché se i figli prendono quello dal frigo, forse non c'è granché. Forza Charlotte, devi anche partorire e rimanere di nuovo incinta, puoi farcela. Sono imprese titaniche, me ne rendo conto, eh, due su 5, infatti, ragazzi. Allora, il bagno no, ma la doccia sì, fai una doccia. Dopodiché vai qui e servi la colazione. Facciamo questa volta. toast francese, dai. La bici che si guida da sola. No, c'è la tizia, è stata multata. Che vi dicevo, noi, ragazzi, siamo sempre. Cioè, veniamo sempre multati, ma com'è sto fatto? Qualcuno ci odia. Basta. È un dato di fatto. Via. Vai a scuola. Emma, torna vi vittoriosa. Quindi studia sodo, mi raccomando, fatemi intanto vedere sti altri pargoli per il tuo recente compleanno, grazie, grazie mille. è Stato bello. Senti, patata, vai qui. Chiacchiera nell'area chat, dai. Tu? Tu sei a dir poco distrutto, amore mio. Tu vabbè, te la sei fatta sotto, ovviamente. Tra poco dovrei mangiare qualcosa. Ok. Charlotte, fra quanto hai intenzione di partorire? Mai? Sì, lo so, guarda, qua c'è lo schifo che regna sovrano, hai tutte le ragioni del mondo per sentirti a disagio. Cerco di eliminare lo schifo. Di fare del mio meglio, Charlotte, perché qua effettivamente c'è la devastazione. E via, va meglio. Oh, perfetto. Mangia raggiunto il livello 3 di abilità sociale. Brava tesoro. Ora devi solo raggiungere il livello 4. Allora, basta, patata. Vieni a prenderti una porzione per una volta. Potreste non entrare in rosso cronico, sarebbe proprio fantastico. E ragazzi, voglio, voglio provare a vedere se. Faccio riprendere lui ancora un pochino. Vorrei provare a vedere se tante volte riusciamo a fare il miracolo. Ovvero se riesco a fargli raggiungere il livello 3 di vasino. Così anche lui potrebbe passare d'età. quantomeno, ragazzi diventerebbe un bambino. Niente, voi è proprio rossi i furenti. Ci dovete diventare a ogni costo. Ok, ho capito. Chi è? Un piano per il compito. Oggi Emma è stata sorpresa a usare il cellulare per cercare le risposte durante un compito in classe. È stata mandata dal preside. Ragazzi, ma... Eh, vabbè, si, che si scusa con la classe che c'entra. Annullate il compito, eh, Charlotte. Eh, si è stata beccata, ragazzi, che dovrebbe dire. Allora, dunque, vai tesoro su. Forza, prenditi sta porzione. Charlotte ovviamente si toglie immediatamente il piatto una volta che è libera di farlo. Una delle rarissime volte in cui è libera di farlo. Tesoro, tu, tutto bene? Sì. Clara... ci piacerebbe me. Adesso è Famiglia. Che ne per? Famiglia, ma perché? Uh, no. Oh mamma, ragazzi! Per quale motivo questa richiesta? Facciamo sì con piacere, in caso poi la elimineremo. Quale club, tesoro? Cioè, non riesco a capire. Famiglia Sofia Clara Elsa. Perché tu fai parte di questo club? Mm... Scusate ragazzi eh Io devo capire Ma chi è tuo padre tesoro? Giuseppe Maschio Infatti il tizio di prima Ma perché dovresti far parte di questo club allora? Ma no ma vattene via da sto club Ma stiamo scherzando? Via via Ciao, eh, è stato bello. Ci siamo entrati, proprio entrati e usciti, boom in un lampo. Oh, allora dunque, patato? Dai, ora ti senti un pochino meglio. Lo so per certo, ti vedo. Mamma ora ti aiuterà a raggiungere il livello 3 dell'abilità di vasino. Insegna a usare il vasino al piccolo Ivan. Quindi Charlotte, sei fantasiosa, adatte da fatti, prego. Facciamo crescere anche sto figliolo, dai, togliamoci questa soddisfazione. Tra l'altro, ragazzi, secondo me Charlotte a breve partorirà. Quindi eh, non può aiutarti per molto tempo, tesoro. Cerchiamo di fare veloce. Capisco che sia una rottura di bambole per te, ma... Eh sì, lo so, tesoro. Fa schifo. Dai, con l'aiuto di mamma Charlotte... E la Emma, come andiamo? Ho notato che ultimamente non si fa che parlare di te, ma quando? Vabbè. Non vuoi smettere di usare il pannolino, amore di mamma? Il pannolino è così triste e brutto. Charlotte te le stai inventando tutte? Insomma, invece il vasino è da pollice in su, la mutandina anche, amore. Non vuoi essere da pollice in su? Ti chiederai come mai un'agenzia? No, non ci chiediamo niente perché rifiutiamo l'offerta. Ciao. Stai facendo parlare molto di te, Charlotte, e rifiutiamo l'offerta lo stesso. Oh no, patato? No, ma perché? Allora rassicuralo, Charlotte. Ti prego. Rassicuralo questo piccolino. Rallegralo. Insomma, cerca di. Ho un regalo speciale per te. Fermi. Paolo De Luca. Sto indossando gli abiti che ti piacciono di più. Ma che ne so quali abiti stai indossando? Ma chi è che ci è venuto a trovare adesso? Uh, Elisanna, tesoro, entra in casa che tu sei una vampira, fai una brutta fine. Eh, no, mandiamola a casa, ragazzi, non si può fare senza andare da lei. No, sì, boh, non lo so. Charlotte, è bello che tu voglia in un certo qual modo far diventare tuo figlio giocoso, veramente, però tuo figlio deve imparare a usare il vasino e raggiungere il livello 3, capisci? Sì, ha raggiunto il livello 4 di comunicazione, pensa un po'. Di quella non ce ne frega un però Charlotte. Invece del resto, sì. Ti supplico. Diamoci una mossa. Questo lo mettiamo via. Tu, patatina, sai cosa potresti fare? Tornare a giocare qui. Con la casa, qua, delle fatine del bosco, dei cento acri, dei mille acri, di quello che è. Forza, forza, patato. Io so che puoi farcela. Lo so che sei triste di stare qui su sto vasino. Chiunque lo sarebbe al tuo posto. Puoi venire un po' qui, ma no, tesoro, ma che non lo sai che viviamo nella blatta, eh? Sì, lo so che è arrivato il tempo di Dana pulita, Charlotte. Lo faremo. Ora concentrati su questo vasino, perché tuo figlio deve assolutamente imparare. Forza! I voti sono aumentati, studentista del 18 a 10. Sì! Ragazzi, allora il primo step è stato effettuato. Uh, c'è il nostro Mirko che tra l'altro dovrebbe entrare nel club del book fotografico. Mm. Allora facciamo una cosa, fermi tutti, fermi. Charlotte non può insegnartelo, devi farlo da solo, Patato. Però puoi venire qui, cara la mia Charlotte, a fare la foto a tuo figlio. Così potrò metterla sulla parete. Vieni qui. Scatta una foto di... Mm, Dove? Di Mirko, eccolo qua. Ragazzi, forza! Ce la farà Patatino qui? Siamo all'80%, ragazzi scusate, non ho visto, all'88%. Puoi farcela Patato, io me lo sento, forza! Charlotte, molla al pargolo e vai a fare ciò che devi. Basta, vai da solo. Amore, usa il vasino, dai. Tu esci da quel bagno che tua madre deve farti una foto, tu? C'è il divertimento sotto le scarpe, È proprio uno schifo, va bene, vieni qui, guarda un canale, film d'azione. Charlotte, ti prego, riusciamo a fare la foto a sto figliolo? Ah! Devo farti una foto, amore, di, amore bello di mamma. Sì, Charlotte, ma gliela devi fare, però. No che arriva qua e facciamo finta che non sia così. La dobbiamo fare sta foto. Ti prego, Mirko. Fai la foto a tuo figlio, Charlotte. Oh, perfetto! Dunque. Direi di fargliela così la foto, sempre cornice piccolina. E poi una cornice invece più grande, oh, perfetto! Charlotte, ti senti felicissima? Su, ora torna dall'altro figliolo che probabilmente senza di te non riuscirà a fare una mazza. Anzi, fai così, intanto asciuga qui, per favore, che... Questi figli sono alla deriva proprio. Senza una guida preziosa come quella della nostra Charlotte, ragazzi, questi figlioli sono alla deriva, c'è poco da fare. Tu hai raggiunto il livello 2 almeno? Oh, dai. Meno male, almeno quello. Patato, la mamma ora... Oh. Sclera insieme a te, veramente Lascia stare tuo figlio Charlotte Guarda Lo mandiamo qui a usare il vasino di questo passo Cambia ambiente, magari si sente meglio Vai, usa il vasino, patato, su Perché può farcela ragazzi Cioè Charlotte non ha ancora partorito Charlotte, ma che stai facendo? Scusa, non per farmi gli affari tuoi Quindi oggettivamente Lascia fare Charlotte, ci penso io. Sempre sto schifo. Che buttiamo qui. Sempre questo che si rompe. Via. La nostra Charlotte tra l'altro è giocosa. Beata lei perché io mi sto fracassando le biglie. Eh, allora fai così. Mm, giocattoli per bambini. L'orso bianco è. Ora dobbiamo. Oh, uh, mamma santa! Il piccolo mietitore rosso, ragazzi. No, prima dobbiamo fare questo nero. Ok, dai, patato. Su. Sarà venuta, ragazzi. Non lo so. Problemi già di prostata così piccolo perché. Oh, ho raggiunto il livello 3 di sto vasino terribile, ragazzi. Mamma mia, è quasi peggio del pensiero ormai. Senti, mi fai un favore, cara. Dopo che sei andata in bagno, che poi non so perché tu stia andando in bagno, puoi giocare un secondino con tuo fratello? Perché lo dovresti sgridare? Scusa, non ha fatto niente. Oh, il travaglio di Charlotte, ragazzi, ci siamo. Confortalo e gioca un secondo con lui. Charlotte, ragazzi, è ufficialmente entrata in travaglio. Fermi tutti, perché c'è anche una figlia qua che deve usare il vasino, Charlotte, devi fare. Prima il miracolo. Cioè, devi insegnare a tua figlia a usare il vasino prima. Vai. Poi dopo potrai partorire, perché qua... In tutto ciò, questa poveraccia sta inchiodata qui da dieci anni. Dai, fai giocare tuo fratello, così magari si riprende un pochettino. Oh, meno male. Paolo De Luca, ma ti sembra il momento? Guarda, questa deve partorire... Ha una figlia che sarà sta per fare sotto, una che deve partorire, un'altra che si deve dare una mossa a sviluppare la, respons la responsabilità, questo che è crollato. Io non lo so, ma eh, ci rendiamo conto del disagio? Allora, fermi tutti, fatemi vedere una cosa, fra quanto eh, c'è da fare con la responsabilità, ragazzi, c'è da fare, quindi direi intanto fai i compiti. Tuo fratello... È... Passerà d'età in modo terribile, po poveraccio. Ma non sarà certo né il primo né l'ultimo. Quindi ormai siamo più che abituati. Tesoro, però vai. Se devi andare su, vai. Vai e fatti un bagno con la schiuma. Charlotte intanto deve partorire. Ce l'abbiamo fatta con sta figlia, Charlotte. Oh, ragazzi, subito dopo vai a partorire, tesoro. Questa. Patato tu guarda io non so che dirti mm. veramente non so cosa dirti la felicità sembra non esistere fai un pisolino dai questa sta impegnata lei è peggio che mai perché non ha, dopo tutto sto tempo ragazzi ancora non ha raggiunto il livello 4 dell'abilità sociale quindi non appena avrà finito si metterà di nuovo qua Charlotte Stai per partorire Cioè lo capisci? Muoviti con sto vasino Ma quanto cappero ci vuole? E la piccolina non appena avrà finito di usare il vasino Ci farà la grazia Se ne andrà a dormire Forza Charlotte Su Nel frattempo Io ho qui la lista Ragazzi con i nomi Nascerà un maschietto o una femminuccia? Chi lo sa Dunque Mm, 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 mm. Non vi anticipo nulla. Chissà, vediamo un po'. Se cioè non mi anticipo nulla perché non lo so per quanto riguarda il parto, non mi anticipo nulla nel senso eh, sul nome maschile o l'eventuale nome femminile che sceglierò. Ecco, questo intendevo, scusate. Allora, qui Charlotte, foto di rito. Una Charlotte ragazzi eternamente sofferente, purtroppo le foto che abbiamo di Charlotte sono queste. Nel frattempo ovviamente diamo il via al raduno, il prossimo sarà Vlad, se arriverà per primo ragazzi, visto che l'ha corteggiata parecchio in questo episodio con la scusa del cappellino, no, sapete tutte queste cose. Avanti Charlotte, puoi farcela. Ormai il parto dovrebbe essere una passeggiata per te. È una femminuccia, ragazzi, che si chiamerà, fermi tutti perché mi sono persa, eccola qua, Michelle Turner. Ed è una, giusto Charlotte? Vero? Niente scherzi, sì, sì, dovrebbe essere una ormai. Sì, eccola qui, la piccolina, la nuova nata, la figlia, ragazzi, numero, fermi tutti, eccoci qui, ecco qua, foto ricordo, dunque, è la figlia, abbiamo detto, numero 82, ragazzi, e la nostra Charlotte ora deve, deve rimanere incinta all'istante, perché... Non vorrei perdere nessun giorno. Chi è il primo ad essere arrivato? Lui. Perfetto, vai. Charlotte, è il tuo momento romantico. Uh, dov'è, dov'è, dov'è? Non puoi fare un figlio con lui. Per quale motivo? Per quale motivo, sciocco uomo? Allora, fermi tutti. Vediamo se uh, uscirà l'interazione magari un attimino. Ecco, cerca di avere un figlio. Lo so, tesoro. Puoi attendere solo un secondo, poi mamma si occuperà di te. Solo un istante, proprio. Guarda, vai di corsa a fare il figlio. Veloce, di corsa, Charlotte. Questa è crollata. Perfetto. Lui deve passare d'età. Sta poveraccia ha raggiunto il livello 4. Non ancora, ragazzi, eh? è un livello 4 infinito. Non so che dirvi. tesoro però falli questi compiti ti prego Charlotte veloce c'è una pargola urlante qua ok lei ha finito i compiti di oggi ma deve fare anche le attività extracurricolari perciò veloce Charlotte veloce non voglio metterti tanta fretta ma sì invece perciò veloce dai, che sta figlia si sta sgolando da 5 ore e mezza. Veloce. Oh, quest'altra ha raggiunto il livello 4. Evviva, evviva, tesoro mio, era ora. Per la Peppa, ragazze, è dura qua, eh. Prendi gli avanzi, su, mangia qualcosa. No, 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 l'abbiamo nutrita, tutto a posto. Allora, dunque, Charlotte, è il tuo momento. Vai, fai un test di gravidanza. Vediamo, ragazzi, se già. No, siamo sempre a meno 10. Forza, Charlotte, cerchiamo di restare... Che è? Una finta? Cosa è successo, Charlotte? Tutte le volte sta vicenda. Sì, si mangia per due! Vai così, Charlotte. Charlotte è di nuovo in dolce attesa. Del pargolo numero 83. Ragazzi, ok. Allora, come al solito, noi... Mogliamo il tizio qua. Chiediamo di essere solo amici. Nel frattempo ragazzi, terminiamo il raduno, tanto lui è Davide, giusto? Sì, lo sbatteremo fuori dal club adesso. Ciao, è stato bello, eh? Non è vero. E ecco qua Davide, via Davide. Ora Charlotte, ultima cosa da fare per questo episodio e poi ci lasciamo. Dobbiamo far passare d'età il piccoletto ragazzi che ha faticato tanto si merita di passare d'età. Quindi la prima torta che ci capita aiuta a soffiare sulle candeline il piccolo Ivan che sta per diventare un bambino vi ricordo ragazzi che deve raggiungere il livello 3 almeno il livello 3 in tutte le abilità da toddlerino, e lui le ha tutte come potete vedere hai fame sì ora mamma ti fa passare d'età patato così ti nutri sì, Charlotte, lo sappiamo, sei incinta Vai a far passare d'età a tuo figlio, però, muoviti, su Te ne vai da qua, caro? Via, ciò. Perché vi inchiodate? Via Fai che il Sim se ne vada immediatamente Ma che ci fai qui? Vai via No, 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 no Tranquillo, patatora, passi d'età E ti nutri da solo, vai Però, Charlotte, rapida, eh non impieghiamoci vent'anni. Oh, foto ricordo! Se riusciamo, ragazzi, perché qui in impresa, ecco come sempre, uno schifo. Dai, così sempre queste foto tattiche e fasulle ragazzi praticamente quindi con il nostro Ivan ragazzi che passa d'età direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio abbiamo fatto veramente tante cose Charlotte ha partorito la figlia numero 82 è rimasta incinta di nuovo quindi sarà l'83 84 perché potrebbe essere un figlio una figlia o una coppia una dei gemelli ragazzi quindi staremo a vedere Abbiamo fatto passare d'età ben 1, 2, 3, 4 figli. Ragazzi, cioè, possiamo essere ben più che fieri di noi. Basta. Il piccolo Ivan è cresciuto, ve lo mostro al volo perché deve mangiare qualcosa, altrimenti me lo sequestrano. Poveretto, fatemi, fatemelo vedere, che bello che è. Ma sapete che questo bimbo mi piace in modo particolare, ragazzi. Non vedo l'ora di vederlo da... Mi sa che non ho fatto la foto però, fermi. Eh, non vedo l'ora, dicevo, di vederlo da adolescente, sono molto molto curiosa. E nel prossimo episodio spero davvero di riuscire a mandare via da casa, ragazzi, la nostra Emma. Poverina, non che abbia fatto qualcosa di male, però... Ora io off camera, ragazzi, cercherò, se riesco, di mandare un po' avanti la sua responsabilità vedete siamo qui mi metterò le darò un'altra pozione già ve lo dico subito perché altrimenti non ce la farà tanto Charlotte ragazzi ne ha quindi può permetterselo ne ha di punticini può permettersi di acquistarla e manderò avanti ragazzi la sua ehm, responsabilità questo cercherò di farlo vediamo un po' oppure lo farò con voi però intanto insomma ragazzi ehm, Sapete che manca solo questo piccolo step per mandarla via. E niente. Ah, Ivan è cresciuto così, altrimenti. Ecco, pigro, evviva, evviva. È un bebè felice fortunatamente e quindi questo è il nostro piccolo Ivan, che ora dovrà mangiare qualcosa perché altrimenti ragazzi, rischio il sequestro di bimbo. Quindi prendi gli avanzi patato. Quindi noi possiamo fermarci qua per questo episodio, ragazzi. La nostra Charlotte si è data anche da fare con il lavoro a maglia, io continuerò a farla lavorare a maglia perché eh, insomma, direi che è proprio il caso e quindi ci fermiamo qua con questo episodio ragazzi se vi è piaciuto come sempre vi invito ovviamente a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi la programmazione del canale le mie playlist i link ai canali dei miei amici youtubers vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali ragazzi iscrivervi attivare le campanelline mettere mi piace a tutti i loro video ma soprattutto ragazzi commentare mi raccomando ragazzi eh? sostenete i vostri youtubers preferiti perché è veramente veramente importante quindi, quindi che dire, vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Ovviamente ci vediamo come sempre nel prossimo perché tanto torneremo dalla nostra Charlotte ragazzi, assolutamente dobbiamo... Concentrare le nostre energie ora su di lei, sull'unità familiare, perché ragazzi, l'obiettivo appunto è arrivare al centesimo pargolo. Riusciremo con la nostra Charlotte? Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. E ci vediamo ragazzi nel prossimo episodio. Io vi abbraccio forte. Sul Sul Simmers, e non.